poi 4-0 per la Lazio, anche se poi ai punti la Fiorentina ha fatto il suo, facciamo questi discorsi, ma fa un po' rabbia, no? Perché la partita è stata giocata, il risultato poi purtroppo però è quello. Sì, c'è poco da commentare un risultato così, onestamente, c'è solo da abbassare la testa, credere, prendere le critiche che dobbiamo prendere e ripartire da domani che rigiochiamo giovedì. Non c'è tanto da commentare, poi analizzeremo la partita, perché sai, venire qui e dire che il risultato è bugiardo è troppo scontato. Può essere anche bugiardo, però quello è quello che è stato, quindi niente da dire. In sostanza la soluzione può essere, come giustamente ci fai capire, lavoro, lavoro, lavoro. Sì, lavoro e capire che bisogna essere molto molto più concreti sia davanti che dietro, perché quando hai tre palle gol i primi 5 minuti devi fare gol, subisci solo 2 occasioni da gol il primo tempo e non puoi prendere 2 gol, cioè sennò è inutile parlare del gioco, di questo. Sì, va bene, abbiamo fatto una grande partita, una buona partita, sotto il piano del gioco, però quello che conta non è andato bene. Giustamente dici, quello che conta sono i gol. Effettivamente il primo tempo però, no, guardando la partita, il pallino di gioco vostro, anche in diverse occasioni, e la Lazio poi in maniera un po' astuta, no, ha messo la partita sul 2-0 e forse lì poi diventa difficile ritornare in partita, anche se poi in realtà ci avete provato. Sì, provato fino alla fine, però dobbiamo metterci in testa che ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza e capire che non possiamo fare queste grandi partite e perdere 0-4, vuol dire che il problema siamo noi, cioè ognuno nel singolo vuol dire che non mette a disposizione della squadra tutto quello che può dare, perché dopo una partita così abbiamo un allenatore che ci fa giocare benissimo, abbiamo una società che ci mette a disposizione tutto, siamo noi che andiamo in campo, quindi ci assumiamo la responsabilità, io per primo, andiamo avanti. Grazie. Grazie.